tutte ragazze ed eccomi ritornata con un nuovo video. Allora oggi nuovo video svuota la spesa e di sottofondo sicuramente sentirete Mariolino. Mario saluta. Non saluta, si saluta. Allora ragazze, siamo state da Coop e poi dal fruttivendolo e vi faccio vedere cosa abbiamo comprato dall'ortolano. Allora, per tutte queste cose abbiamo speso esattamente 90 euro tondi. Allora ragazze, iniziamo subito perché ci sono alcune cose che devo mettere in frigo e in congelatore. Allora, siamo state esclusivamente da Coop, non so se l'ho detto, siamo state da Coop. Allora ragazze, andiamo di basilico, ciclicamente lo compro perché io lo vado a congelare. Ho finito la mia scorta, diciamo, estiva e quindi ho comprato questo che metterò appunto in congelatore, se non si fosse capito. Troverete un pochino di schifezze perché quando vado con Maria a fare la spesa il risultato è questo. Poi allora, piselli, questi qui sono appunto di Findus, erano se non sbaglio in offerta forse per 1,80€, non mi ricordo, comunque li avevo finiti. Poi ragazzi, abbiamo comprato questi panini ai semi di chia, 1,58€ due pezzi, penso che li mangeremo questa sera. Noi il pane lo compriamo sempre da mangiare, diciamo, nell'immediato, perché altrimenti non siamo consumatori di pane. Poi ho comprato un'altra confezione di pane, questi sono panini di puro farro per 1,38€ e questi li ho comprati per domani al pranzo. Eccoli qua, sono questi piccolini. Poi cominciamo con un po' di schifezzine di Mario. Allora, Mario si è comprato questi Milka Oreo, Milka Tuk e poi questo qui di Novi, vabbè, li mangia lui. Poi ci stava un'offerta sulla pasta Rummo e siccome mi ero finita sia le penne che le mezze penne, ne ho comprato semplicemente mezzo chilo, e stava a 69 centesimi. Allora, classiche penne rigate. Poi l'altra confezione non so dove, la vedrete dopo. Poi c'era la molisana integrale in offerta per, se non sbaglio, 89 centesimi anziché poco più di 1€ forse. Ho deciso di comprare i maccheroni, insomma i rigatoni, diciamo così. Eccoli qua, li proverò perché della molisana non li ho mai provati, quindi vedremo. Ho provato quelli a marchio Coppo, ma molisana mai. Poi ragazzi, ho comprato una prima schifezza che è la salsa tonnata, perché vorrei fare il simil vitel tonnato un po' più light, quindi ho detto prendiamolo. Poi Maria aveva voglia, li ha visti, era la prima volta che li vedeva e ha deciso di comprarli. Sono questi qua, questi dessert crema perugino appunto al cioccolato al latte, credo fossero in offerta, non so quanto appunto li ha presi lui. Poi sempre in offerta pan bauletto, questi qui per i panini di Mario a 89 centesimi in offerta. E poi abbiamo preso questi qua che sono sempre in offerta. Allora, a Mario piacciono queste cose, quindi li prendiamo ogni tanto. Questi stavano a 1,15€, se non sbaglio, 1,35€, comunque in offerta con la carta Coppo. Prima busta andata, ragazze. Poi andiamo avanti. Allora, banane, queste qui appunto di Mario. Mario ha preso le Chiquita, queste qui per 1,55€. Poi ragazze, ho comprato i limoni. Allora, devo dire che da Coop, cosa strana, quindi credo che forse non abbiano rifornito, non lo so, ci stavano solamente questi qui a marchio Vivi Verde Coop, dove c'era scritto chiaramente la dicitura buccia edibile, e poi ci stavano quelli con buccia non edibile ad un prezzo tipo allucinante, quindi ho detto vabbè, prendiamo questi mezzo chilo, credo di averli pagati forse 99 centesimi. Ora io li utilizzo per tantissime cose, anche nella lavastoviglie, per farvi capire, quindi cerco sempre di non comprare limoni che abbiano un prezzo troppo elevato, a meno che appunto non li utilizzo per scopo alimentare, diciamo così. Poi altra confezione di pasta Rummo, appunto le mezze penne come vi dicevo, eccole qua. Poi sempre in offerta ci stavano loro gli LC1, allora questi appunto Mario ha scelto il gusto multifrutti, stavano a 2€ credo, e 59 o 39 erano in offerta, questo è lo scontrino, e lui appunto li beve ogni tanto a colazione, quindi quando sono in offerta cerco di comprarli perché altrimenti lui non fa mai colazione, quindi almeno beve qualcosa del genere. Poi sempre in offerta ci stava la Philadelphia Light Benessere,
A Mario non piace tantissimo, preferisce la versione classica. Io però sono tranquillamente amante anche di questa versione qui, light. Non è buona come quella normale, ma vabbè, e anche questa stava in offerta, non ricordo quanto. Poi ho comprato, ragazze, in offerta il gorgonzola doppo piccante per 2,19 euro, sono quasi 200 grammi. L'ho comprato perché in congelatore ho praticamente ancora della zucca da consumare, quindi volevo fare appunto un riso basmati con un po' di gorgonzola e zucca, e quindi l'ho comprato. Poi scamorza di latte vaccino, scamorza sempre affumicata marchio Coppo, questi credo un euro e qualcosa. E poi ho comprato le piadine, questa è la seconda volta che le prendo. La scorsa volta avevo preso sempre queste qui integrali di Vivi Verde Coop e mi sono trovata, devo dire, abbastanza bene. Sono una mia cena in pizzeria sempre molto veloce, la riempio di verdure e sono felicissima. Seconda busta andata. Poi andiamo in questa busta dove ci sono decisamente un bel po' di schifezze. Allora, questa sera dovrebbe venire praticamente a trovarci, perché c'è la partita, oggi è il nostro giorno di riposo, dovrebbe venire a trovarci Gianmarco per guardare la partita, e quindi gli abbiamo comprato questa bomba tipo calorica. Sono praticamente i graffin vuoti, perché Mario ha deciso che vorrebbe mettere all'interno la Nutella. Quindi 1,96 euro per 4 graffin porcellosi. Poi abbiamo comprato questa, Mario ogni volta che andiamo da Coppo la prende perché gli piace tantissimo, e gli piace anche all'interno della sfoglia, dei suoi panini, e quindi la prende sempre. Questa qui è la spianata calabrese piccante, 2,41 euro, ho una fame allucinante, sono quasi le 8, per quasi 200 grammi, quindi buona. Poi ragazzi, al banco frigo abbiamo comprato... abbiamo comprato praticamente la mortadella. Un etto ne abbiamo comprate perché così ce la mangiamo praticamente oggi con un panino, e eccola qua. Poi abbiamo comprato del semplicissimo prosciutto cotto. Poi in offerta ci stavano loro i fiocchi di latte, questi qui senza lattosio, di Naturel, per, se non sbaglio, 59 centesimi, e ne ho comprate due confezioni. Poi patatine di Mario, una confezione l'ha mangiata mentre tornavamo. Poi ragazzi, ho trovato questi qua, e c'è scritto anche una novità, infatti è la prima volta che li vedo, e ho deciso di comprarli per 1,79 euro forse, e sono gli gnocchi freschi alla zucca. Voi sapete il mio amore per la zucca, un po' meno per Mario, e quindi questi li proverò prossimamente e vi saprò dire. Poi ragazze, ci stava in offerta la mozzarella. Voi come potete ben vedere all'interno dei miei video svuota la spesa, io pochissime volte la compro, e questa volta in offerta l'abbiamo presa per 99 centesimi e ne abbiamo comprate due, perché appunto hanno una scadenza veramente lontana, credo quasi più di un mese. Poi porcherie sempre di Mario, queste qui sono tipo Fonsis, sono 6 pacchetti per 1,19 euro forse. Poi ho comprato questa appunto questa confezione di lattuga, scade fra qualche giorno, fra una settimana, prodotto appunto in Calabria, 99 centesimi, e all'interno ha un po' di cose varie, quindi radicchio, un po' di mais, eccetera eccetera, quindi presa. Fagiolini erano in offerta questi qua, e per poco più di un euro, li avevamo finiti e quindi li abbiamo comprati. Poi passiamo giusto qualcosina per quanto riguarda la carne. Abbiamo preso questa offerta super speciale, questa confezione per 2,99 euro di macinato scelto. Questo qui lo fanno praticamente a Rossano, quindi insomma è locale. Voglio fare le polpette al sugo. Poi ci stava il pollo in offerta e quindi le ho comprate un pochino più grosse, perché altrimenti sembra di mangiare aria fritta. Poi ragazze, ho comprato la salsiccia calabrese piccante, perché la voglio fare con conosciuti da tutti come friarelli, ovvero i broccoli di rapa, però non li ho trovati, quindi la farò prossimamente. E poi ho comprato la lonza per farla appunto sotto modo di vitel tonné, con la salsa al vitel tonnato che vi ho fatto vedere prima. Questa è solo questa abbiamo comprato come carne, niente più. Altra busta finita. Ora passiamo invece alla busta, questa qui dove ho messo le cose più pesantucce. Allora, ci stava il latte in offerta, 1,39 euro, io ho preso questo qui di HD, latte 100% italiano. Mi raccomando, comprate solo ed esclusivamente latte 100% italiano, perché è importante. E io ho
preso questo senza grassi, c'è anche quello nella confezione blu che invece ha tipo 1.3% di grassi, e ne ho comprate 3 confezioni, eccole qua, perché ho sempre il terrore di rimanere senza latte. Poi ragazze, avevo finito il sugo, ne ho solamente una confezione di tipo casareccio, allora ho comprato questa che è praticamente la torrente, 100% pomodoro, 100% italiano, passata di pomodoro tradizionale, e questa la fanno appunto a Napoli, e ne ho sentito parlare molto bene in alcuni video di alcune ragazze, quindi ne ho comprate solamente due bottiglie, credo per meno di 70 centesimi forse. Poi ci stava in offerta la Mutti, questa qui al basilico, per 700 grammi sono, per 99 centesimi. Ne ho preso una sola perché non so se magari mi piace questa. Poi ragazze, le patate. Patate queste qui, ovviamente silane, quindi nostrane, che costano un po' in più, ma mi sembra assurdo comprare altre patate. Poi succhetto di Mario, questo frutti rossi ho preso, marchio Coop, perché a lui piacciono i frutti rossi. E poi abbiamo preso la Pepsi al zero, abbiamo preso 6 confezioni. Poi in cassa abbiamo preso questo qui, stava in offerta tipo a 90 centesimi, e l'abbiamo preso per pulire appunto la stufa, la utilizziamo per tantissime cose, per 90 centesimi. E questo è quello che abbiamo comprato da Coop. Poi invece vi faccio vedere cosa ho comprato dal fruttivendolo appunto. Allora, ho comprato giusto qualcosina perché come sapete siamo in due, quindi non mi piace poi buttare via le cose. Allora, ho comprato delle melanzane che stavano a 1,29 euro. Ad esempio le zucchine non le ho comprate perché erano troppo care, non sono di stagione, l'abbiamo capito, eccetera eccetera. Ne ho comprato solamente 4 perché voglio farle appunto grigliate, e con una ricetta che vedrete anche prossimamente sul canale. Poi non può mancare Iceberg, questa qui per 99 centesimi al pezzo. Poi ho comprato il mio amatissimo prezzemolo fresco, che ora andrò a pulire e a congelare, è la giusta questione da fare. E poi ragazzi, mi sono comprata, perché io li adoro, li amo, 10 carciofi, eccoli qua, che ora dovrò pulire, per 3,50 euro, quindi 35 centesimi a carciofo. Ragazze, questa appunto è tutta la mia spesa di oggi, e come sempre spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!